Ciao a tutti amici di InfoThrones e benvenuti in questa nuova video recensione. Io sono Emanuele e oggi parleremo di questo mini aspirapolvere da auto della marca Poligono. Ma prima di iniziare, come al solito, io vi invito a mettere mi piace, iscrivervi ed attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun altro video. Detto questo, possiamo iniziare. Prima di iniziare con l'unboxing, volevo soffermarvi con voi sul quanto effettivamente la scatola sia piccola. Infatti, come potete vedere, è letteralmente grande quanto la mia mano. Quindi immagino che il prodotto sia ancora più piccolo e portatile e quindi sembra veramente interessante come cosa. Scatola in cartone, molto standard. Ci sono raffigurate delle immagini, di una macchina, quindi chiaramente lascia interpretare l'utilizzo ovviamente per auto. Ovviamente a lato abbiamo tutte le solite caratteristiche tecniche. In questo caso ci interessa la potenza, che è di 120 watt, e l'aspirazione del prodotto, che è di circa 6000 pascal. È ricaricabile in quanto ha una batteria. L'autonomia dovrebbe essere di circa 20 minuti di utilizzo continuato, ma ovviamente se saltuario anche di più. E niente, senza perdere altro tempo, io direi di andare a vedere cosa c'è effettivamente dentro la scatola. Al suo interno ovviamente troveremo il nostro solito manuale delle istruzioni, un cavetto USB Type-C per la ricarica dell'aspirapolvere, una bocchetta lunga adatta per arrivare in tutte quelle zone un pochino più difficili, appunto, da pulire, magari sotto ai sedili o in mezzo, in modo un po' più comodo chiaramente. E questa spazzolina che serve più che altro per tipi di tessuto diverso, come magari un tappetino, un sedile, insomma, quel tipo di tessuto là. E per ultimo, ma non per importanza, il nostro aspirapolvere, che come immaginavo è veramente veramente piccolo. Il design del prodotto devo dire che è veramente ben fatto, è carino esteticamente, direi ricercato comunque sia, come possiamo vedere da questo nero e questo argento barra cromato, come lo vogliamo chiamare, ad esempio qui dietro sulla ventola. Dà un effetto appunto molto elegante, se così possiamo dire. Ovviamente tutto in plastica, questo era scontato perché per il prezzo che ha non mi aspettavo assolutamente altro tipo di materiale, ma va bene così, comunque sia l'importante che funzioni e che vada bene. Ha il suo contenitore che è di 0,1 litri, quindi ovviamente non è molto, ma appunto per mantenere una compattezza del genere, cioè, guardate, sembra quasi un giocattolo per quanto è piccolo. Direi che è un giusto compromesso. Ha il suo filtro di carta dentro lavabile, chiaramente, come si può vedere, si estrae e questo qua si può lavare e poi asciugare, chiaramente. In alternativa, ovviamente, se si dovesse sporcare troppo, si può tranquillamente prendere un nuovo filtro di ricambio. Ci stanno una marea su Amazon anche di ricambi, insomma. Il peso è di 315 grammi, quindi non affatica assolutamente il polso, si tiene tranquillamente. Qui sotto vediamo la sua presa Type-C per la ricarica, un LED di segnalazione che è rosso se è scarico e verde quando ha completato la carica al 100%, il suo pulsante di accensione, e sopra il pulsante c'è anche un LEDino che si accende quando accendiamo l'aspirapolvere, che serve per fare luce, essendo che lui il suo utilizzo principale è in macchina. Poi ovviamente lo potrete utilizzare dove volete, però nasce per un utilizzo in auto. Chiaramente sotto ai sedili o sulle zone dove la luce non arriva, lui viene molto utile perché vi illumina tutto quanto. Chiaramente non è potentissimo, non vi aspettate una torcia, però ecco, il suo lavoro lo fa nel completo buio, quindi non male. Così è come si presenta, con la bocchetta montata. Comunque devo dire che rimane bello piccolino e compatto, quindi va benissimo. Vi assicuro che lui fa un bel po' di rumore, anche se è così piccolo, vi faccio sentire un attimo. Mi ricorda un pochino la Noisy Cricket di Man in Black, cioè piccolina ma comunque bella potente. Adesso ne proveremo chiaramente l'efficacia. Per comodità non la utilizzerò in macchina, ma la utilizzerò qua, ma la proverò appunto sia su una superficie più standard, come magari un tavolo, che anche su una superficie un pochino più particolare, come un tessuto, come può essere magari un divano. Così
bene o male rifacciamo delle prove abbastanza simili a come potrebbe essere in macchina. Questa è la prima prova. All'inizio facciamo un livello più semplice dove non dovrebbe avere problemi, ovvero con la polvere. Andiamo. E come vediamo non ha avuto assolutamente problemi, qui sopra non c'è praticamente più nulla. Il livello 2 diciamo che è un pochino più complicato perché è proprio quello che si può trovare all'interno di una macchina tra polvere, robacce varie, chiaramente cenere e quant'altro. E ovviamente sono cose anche un pochino più pesanti, quindi vedremo come se la caverà. Assolutamente niente male, come vedete anche in questo caso non c'è praticamente più niente. Ok, questa terza prova è ancora più difficile, infatti ci sono veramente dei pezzi abbastanza grossi e chiaramente non mi aspetto che in realtà riesca a prenderli tutti, però staremo a vedere, insomma, mai dire mai. Accendiamo e verifichiamo. Beh, si è comportato veramente veramente molto bene, non mi aspettavo riuscisse ad aspirare anche dei pezzi così grandi, quindi ottimo lavoro. E adesso andiamo alla quarta ed ultima prova, che è quella per mettere alla prova anche questa spazzolina qui. Eccoci qua, ci siamo spostati in questa zona simil sedile barra divano, comunque sia, e proveremo l'efficacia di questa spazzolina. Accendiamo. Allora, come possiamo vedere la spazzolina non è proprio il massimo, in realtà non so nemmeno quale sia effettivamente il suo utilizzo. Credo che sia utile in quelle situazioni dove appunto dovete un po' smuovere dal tessuto, ecco, la polvere, e lì può essere utile. Magari questo non è nemmeno il tessuto più adatto, però in ogni caso non mi sembra proprio adatto. Ma anzi, voglio fare una prova anche solo con la bocchettina per dargli comunque un'ultima chance e vedere se se la può cavare in questo modo. Allora, devo dire, decisamente meglio, e se ci si perde un pochino di tempo ce la si fa a togliere tutto, perché lui comunque non è che non è potente, l'unico problema che ha è che ha la boccuccia veramente molto stretta e quindi ci si mette un pochino a prendere tutto quanto. Eccoci qua per le conclusioni finali. Allora, come avete visto, lui è bello, piccolo, potente, però non abbastanza potente in alcune situazioni. In che senso? Se voi venite da una situazione disastrosa per l'utilizzo in macchina, quindi avete una macchina completamente sporca, piena di briciole, polvere e quant'altro, cercate un prodotto per ripulire tutto quanto, lui non è proprio quello che fa il caso vostro. Perché? Perché chiaramente sia piccolo sia portatile, ma proprio per questo anche la sua boccuccia è veramente veramente molto stretta. Questo cosa implica? Implica che chiaramente dover ripulire una macchina da cima a fondo andrebbe a prendere veramente troppo tempo, e visto che stareste là a prendere briciola per briciola, visto che ha una boccuccia così piccola, e quindi perdereste veramente la testa nel farlo. Oltre che chiaramente lui ha un'autonomia continua di circa 20-30 minuti al massimo, quindi non ce la farebbe mai, e quindi diciamo che per questo tipo di utilizzi conviene molto più una cosa del genere, un classico aspirabriciole ma bello potente, che chiaramente ha una boccuccia più grande, aspira tutto senza problemi, e quindi
insomma, avete capito. Se invece il vostro utilizzo è per prevenire piuttosto che curare, e quindi magari avete già la macchina bella pulita o comunque quasi, e cercate un aspirapolvere, un qualcosa di portatile da tenere in macchina, magari ricaricarlo in macchina, perché lui comunque ha la sua presa USB Type-C, quindi è comodo sotto questo aspetto, beh, lui fa il caso vostro, perché magari mangiate un panino o siete di fretta o magari vi si accumula un pochino di polvere tra i sedili e così e cosà, allora lì lui è comodissimo, perché se dovete aspirare 3-4 briciole e cose così è comodo. Di più, ripeto, non ve lo consiglio affatto, perché appunto diventa veramente scomodo l'utilizzo con una cosina così piccola. In quel caso vi conviene prendervi quella volta alla settimana o due per pulire bene la macchina, e vi prendete un aspirapolvere del genere, che chiaramente fa il suo sporco lavoro anche in casa, chiaramente, ma uguale lui non per forza in macchina lo dovete utilizzare. Ad esempio, io credo proprio che lo utilizzerò per la pulizia in camera mia, magari del computer. Questo è molto utile magari per le componenti, per togliere quella polvere che si viene a creare, utilizzando anche la sua bocchetta a spazzola, che è molto comoda per questi tipi di utilizzi qua, magari tra la tastiera del computer e quant'altro. Insomma, per questo genere di utilizzi è perfetto. Quindi vedete voi, insomma, se vi potrebbe servire, per cosa lo potreste utilizzare. Come avete visto, comunque lui il suo lavoro lo fa, aspira anche abbastanza bene, chiaramente le cose più pesanti, ripeto, non ce la fa, ma perché comunque, ricordiamolo, è veramente veramente piccolo e compatto. Quindi se cercate un mini aspirapolvere economico senza pretese, lui fa assolutamente al caso vostro. Quindi se volete, io come al solito vi lascio in descrizione il link all'acquisto del prodotto. Chiaramente troverete anche tutti i nostri vari rimandi ai vari profili social e anche al nostro blog, e inoltre anche al nostro gruppo Telegram, dove ci sono una marea di sconti e di offerte ogni volta aggiornate e del momento. Quindi vi consiglio di farci un salto se volete risparmiare un pochino per i prossimi acquisti. Io come al solito, prima di salutarci, vi rinvito nuovamente a mettere mi piace, commentare se avete delle domande sul prodotto, e ad iscrivervi attivando chiaramente la campanellina per non perdervi nessun'altra notifica ai prossimi video in uscita. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, e noi ci rivediamo ad una prossima video recensione.